Buongiorno, benvenuti al TG di Tele Nord Est. Apriamo questa edizione con la cronaca perché c'è stato l'ennesimo colpo, l'ennesima rapina nel Padovano, a Vigonza, banditi armati all'interno di un supermercato con le pistole in mano, ma ci raccontano tutto Francesco Rattai e Cristian Roccaiende. Siamo a Busa di Vigonza, nella prima cintura padovana. Ieri sera, verso le 18:15, una rapina al supermercato che vedete alle mie spalle. Due uomini col volto coperto da una mascherina, con due cappellini calati in fronte. I testimoni raccontano di un cappellino nero e un cappellino rosso. Sono entrati, avevano in pugno un'arma, non si sa ancora se fosse un'arma giocattolo o un'arma vera. Questo non lo potevano sapere neanche i dipendenti del supermercato e i clienti che a quell'ora erano dentro. Un'esperienza traumatica, ci hanno detto, non c'è molta voglia di parlare da parte sia dei dipendenti che erano presenti ieri durante quei feroci attimi. I due sono entrati, si sono diretti verso la cassa dove si stavano contando i soldi e hanno intimato di dargli loro i soldi, di dargli le banconote. Un bottino abbastanza misero, non è ancora stato quantificato, è in via di quantificazione, i carabinieri stanno facendo le indagini, si stima qualche centinaio d'euro, quindi non un bottino particolarmente ricco. Qualche centinaio d'euro arraffato, poi sono usciti fuori e con uno scooter sono scappati, si sono dileguati lungo queste vie che vedete qua alle mie spalle. È caccia all'uomo per cercare questi due rapinatori. È un episodio che lascia molta insicurezza anche nei clienti. Appunto, abbiamo sentito questa mattina i clienti del supermercato. Sentite cosa ci hanno risposto. Tanta paura, non si è più neanche sicuri neanche andare a fare la spesa. Certo che fa paura. C'è questo senso di insicurezza? Ah, tanta, tanta, veramente tanta. Questo senso di insicurezza c'è. Non si è molto sereni in una situazione dove, insomma, qui non molto tempo fa c'è stato anche un omicidio qui davanti, quindi insomma... Sì che sembra una zona tranquilla. Lo è di fatto, però questi due ultimi episodi non lo confermano, insomma, ecco. Purtroppo è la triste realtà di una situazione che in questo momento si sta acuendo, insomma, ecco. Ma qua è una zona tranquilla? Mia, ma sì. Non c'è un po' la regga, roba là. Non è altri dos o tre, mica passa tutti. La chiesa è nuova, i paesi non via. Fa impressione? Fa impressione, cosa fai? Lascia un po' di inquietudine. Questo sempre. Una cosa simile che accada non è mai una cosa che ti lascia tranquillo. Speriamo non succeda mai più, sia stato un caso isolato, questa è l'unica cosa. E oggi c'è stato il funerale di Guido Chinello, presidente dell'Associazione Amici del Mondo, investito e ucciso mentre attraversava sulle strisce pedonali lungo via Marconi nel centro cittadino. In centinaia hanno voluto assistere alle esequie anche dall'esterno della chiesa, dove è stato allestito appunto un maxi schermo. Durante l'omelia, Don Demis Ballotta, parroco della chiesa di Roncaglia, ha ricordato la figura di Chinello, sottolineando come il suo lascito più grande sia l'esempio che ha donato a tutti. Guido, sono le parole del parroco, non ha sprecato neanche un battito del suo cuore, ha ricordato, e lui è ancora qui con noi, se ne ricordiamo, il suo esempio di aiuto verso gli altri. Presente tutta la giunta di Ponte San Nicolò con il sindaco Gabriele De Boni, insieme alla consigliera regionale Elisa Venturini, c'era anche il consigliere regionale Fabrizio Boron. Oltre agli Amici del Mondo, l'associazione di cui era presidente Motore Instancabile, ha partecipato anche il picchetto della Associazione Nazionale Alpini. Queste erano le immagini dell'ultimo saluto a Chinello, poi naturalmente nel corso della nostra informazione vi racconteremo in modo più dettagliato anche quelli che sono stati i ricordi di questa persona così conosciuta, così amata. Invece un maxi schermo e una festa, se così si può chiamare, per l'ultimo saluto alla sedicenne morta in un incidente stradale. Madre del Salvatore, Vergine prudente,
Vergine, degna di onore. Parla la vita, Don Claudio porta un messaggio di speranza perché è quello che Arianna aveva sempre cercato. Sono le parole che mamma Alessia e papà Andrea avevano suggerito al parroco del Duomo di Conselve per il giorno dell'ultimo saluto alla loro Arianna. Strappata alla vita da un tragico incidente stradale a soli 16 anni, domani ne avrebbe compiuto 17. In quell'auto con lei gli amici, alla guida il fidanzato, oggi straziato dal dolore. Quello che è successo quella notte, lungo quella strada, ha fatto calare in un istante un buio fitto. Anche la nostra lingua si ribella a quello che è successo quella notte. Dove è andata Arianna? Che ne è di lei? Esordisce così Don Claudio, la voce rotta, perché anche per lui è difficile spiegare. Accanto ai genitori ci sono gli amici che erano in auto con la ragazza. In chiesa, decine tra amici, parenti, conoscenti. Tanti indossano una maglietta rosa che porta il nome e il cognome di Arianna, come se fosse un autografo. La bara è bianca come la neve, sopra una nuvola di fiori. La sedicenne indossa un vestito che avrebbe dovuto indossare ad una festa. Ricorda il parroco il suo senso del dovere, la dedizione per lo studio, i suoi progetti, il GREST. Arianna voleva diventare un'educatrice di scuola primaria. Alessia, Andrea, non abbiate paura. Quando Arianna era piccola, l'avete potuta tenere tra le vostre braccia. Ora è Dio che la tiene in braccio e non c'è luogo più sicuro di quello. Al termine della funzione in tanti hanno voluto dire qualcosa, un insegnante, il sindaco di Conselve, anche mamma e papà. Nelle loro parole un pensiero per il fidanzato Alberto. Proteggi il tuo contatto, senza appunto prenderti per mano e fatti conoscere l'amore vero spensierato. Le offerte raccolte durante la funzione saranno devolute alla missione di Padre Angelo in Kenya. Torniamo a Padova, torniamo alla cronaca, ma anche all'attualità di una situazione che esaspera i residenti della zona di Via Gli Appelli, quella del degrado, delle risse, della criminalità. Non è questione di studenti, gli studenti alla mattina vanno a lavorare, vanno a studiare e così via, questi stanno qua fino alle tre a bere, questa è gente che rischia l'alcolismo e nessuno se ne rende conto. Una rissa l'ennesima nel quadrante Via Gli Appelli Altinate Belzoni, questa volta sono due connazionali pakistani a litigare dopo essersi appoggiati a questa muretta a bere qualcosa. L'alterco scatta quasi subito, la rissa lungo Via Gli Appelli alla presenza anche di altri connazionali, ad un certo punto il pugno che fa cadere a terra uno dei due che va in arresto cardiaco. L'uomo è stato soccorso esattamente qui, in questo punto, qui è arrivata l'ambulanza, dopo il pugno e la lite deve essere caduto a terra e aver sbattuto la testa, il suo aggressore si è dato invece alla fuga in quella direzione e la polizia è tuttora sulle sue tracce. Potrebbero rivelarsi fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare l'aggressore che ancora non ha un nome né un volto. L'uomo aggredito è ancora in prognosi riservata, è stato svegliato questo pomeriggio, le sue condizioni sembrano migliorare. Determinante è stato l'intervento tempestivo di un'ambulanza del 118 chiamata da un passante. L'ospedale si trova a poche centinaia di metri dal luogo della rissa. Per i residenti però questo non è il primo episodio e non sarà l'ultimo. Inascoltati sono rimasti i loro appelli negli anni. Alcuni mesi fa, lì, all'incrocio con via Falloppio, 7-8 mesi fa, un accoltellamento, poi risse alcuni giorni fa. Il fatto che dite voi, molti anni fa ci sono stati due morti scannati di notte per una rissa, sempre in via di Appelli. Cioè questa è, noi l'abbiamo denunciato, polizia, questore e così via, è una zona franca. Qui tutti fanno quello che vogliono. Una zona questa destinata a diventare ancora più calda nel periodo estivo, quando gli studenti che da sempre la popolano se ne vanno. A casa mia questi spacciano apertamente, preparano le dose davanti ai nostri occhi, non hanno timore di niente. Ma mentre prima c'era una certa discrezione nel fare queste cose, adesso è proprio non ha nessun timore, cioè sono loro i padroni del territorio. Bar aperti fino alle 2 e spaccio a tutte le ore per gli studenti della storica aula studio. Gli sgomberi in stazione hanno fatto riversare buona parte dello spaccio in questa zona. Abbiamo chiesto migliaia di incontri, non scriviamo più, siamo esasperati e sfiduciati. E a proposito di criminalità, c'è chi è costretto a dormire nel proprio negozio dopo l'ennesimo furto, guardate. La paura quella c'è sempre, perché di notte si fa anche fatica a dormire col pensiero che questo accada.
ormai qui i negozi li hanno fatti tutti, hanno rubato da mio fratello, l'altro giorno ha rubato anche da Stefanelli, è una piaga che no, secondo il mio punto di vista non è di facile soluzione. C'è rassegnazione nelle parole di Giorgio Morbiato, titolare insieme al figlio, di un negozio di biciclette lungo strada Battaglia ad Albignasego, in provincia di Padova. Il signor Giorgio, dopo il furto da parte di Predoni, ha anche dormito in bottega per difendere i suoi averi. Cerchi di proteggere perché faccio 50 anni di attività e volevo chiuderla nel miglior modo possibile. Devo trasmettere un messaggio, dare un messaggio anche al figlio, che sarà quello che continua l'attività nel tempo. Avevamo una prima grata all'entrata del negozio che da un video si vede anche, poi una porta a vetri rinforzata e poi un'ulteriore serranda che veniva giù motorizzata, che pensavamo fosse sufficiente. Vedete la vetrina sfondata e i ladri che hanno usato un'auto, un Audi potente come ariete, non hanno avuto paura neanche di questa scalinata che hanno sfidato per distruggere la vetrata. Giorgio Morbiato, che è stato due volte campione del mondo di ciclismo su pista, è rammaricato. Sistemi antintrusione servono, ma questi sono professionisti, dice, disposti a rubare un Audi da 80.000 euro per predare biciclette per molto meno. Sono professionisti, ci ripete, 4 delle 10 bici che hanno rubato le hanno abbandonate perché per loro di poco valore. I danni per Morbiato e suo figlio si aggirano attorno ai 90.000 euro. Se io mi difendo sulla porta centrale, che adesso faremo ulteriori rinforzi e tutto, entreranno da un'altra parte. Non c'è rimedio a questa soluzione. Ci spostiamo nell'alta padovana, dove sono decine le multe staccate in questi giorni nell'area del laghetto. Tolleranza zero contro gli incivili che in queste settimane stanno frequentando le nostre aree del fiume Brenta. Guerra alla sosta selvaggia e all'abbandono dei rifiuti. Negli ultimi 10 giorni i vigili di Carmignano di Brenta hanno staccato ben 150 multe nelle aree del fiume Brenta, in particolare del laghetto di Camazzole. Un'oasi naturale molto apprezzata dai visitatori che ogni estate si riversano in queste zone. Tanti gli episodi spiacevoli come la sosta selvaggia, i parcheggiatori abusivi e l'abbandono dei rifiuti a danno dell'ambiente e della sicurezza delle strade. Gli agenti della polizia locale hanno verificato decine di casi in cui il divieto di sosta lungo via Maglio e nella zona del serbatoio di accumulo dei pozzi Etra non veniva rispettato. Per risolvere questa situazione ormai fuori controllo, oltre alle multe, il comune di Carmignano di Brenta ha attivato durante i fine settimana un parcheggio autorizzato dal Genio Civile, gestito dai volontari di un'associazione locale dove i visitatori possono parcheggiare le loro automobili. Intanto sul fronte dell'abbandono dei rifiuti sono stati stanziati 15.000 euro, di cui 7.500 da finanziamento regionale. Saranno acquistate 8 fototrappole ambientali che saranno posizionate in queste aree per contrastare il fenomeno. Stop alle soste selvagge, stop all'abbandono dei rifiuti. I nostri vigili stanno monitorando la zona anche grazie a delle telecamere che abbiamo acquistato proprio per permettere il controllo del territorio. Nella mattinata è stato notificato dal personale della squadra amministrativa della Questura di Padova, unitamente al personale dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, un provvedimento a firma del questore della provincia di Padova, Marco Durisio, di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande al Glow Bar di Via Minio. All'origine del provvedimento ci sono gravi motivi di sicurezza. Diversi sarebbero i pregiudicati identificati durante un controllo, oltre all'attività di spaccio che veniva perpetrata all'interno del locale. Cambiamo zona, torniamo nell'alta padovana, cambiamo decisamente argomento, vediamo il bilancio dell'operazione Ci sto a fare fatica per quest'estate. Ci sto a fare fatica batte tutti i record a Carmignano di Brenta. Il progetto ha suscitato molto interesse da parte dei ragazzi dai 14 ai 19 anni, confermando il comune dell'Alta Padovana con i più iscritti di tutta la provincia. Oltre 75 le richieste di partecipazione. L'iniziativa, nata per stimolare le nuove generazioni a mettersi in gioco in un'esperienza di cittadinanza attiva e di volontariato, sostiene anche le attività commerciali locali. Ai ragazzi impegnati sul territorio, infatti, sono stati consegnati dei buoni da spendere
scendere proprio nei negozi. Soddisfatto il sindaco di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon. Il comune anche quest'anno ha riproposto l'iniziativa con un finanziamento pari a 7.766 euro dal bilancio comunale. I 72 ragazzi, fruitori del progetto, affiancati da 6 tutor e da 4 adulti esperti, hanno dedicato il loro tempo durante il periodo estivo, nelle settimane dall'1 al 5 luglio, dall'8 al 12 di luglio, prendendosi cura del territorio attraverso lavori di manutenzione, riqualificazione e sistemazione degli spazi pubblici. In particolare si sono impegnati a realizzare gli allestimenti per il Festival Internazionale del Teatro di Figura, andato in scena il 5, 6 e 7 luglio. Hanno sistemato e riqualificato i beni del comune confiscati alla mafia, pitturando le pareti interne dell'immobile. Hanno verniciato alcuni balconi di uno stabile comunale. Per tutti i partecipanti è previsto un buono fatica del valore di 50 euro. Il consigliere delegato alle politiche giovanili, Cristian Azzacchia, ha dichiarato come il progetto renda consapevoli del valore dell'impegno civico e allo stesso tempo avvicini i giovani al mondo del lavoro e del volontariato. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon pomeriggio.